Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osservi i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre, amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste, possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore. Angelica ditta delle ante nostra diletta. Amen. Sì, lodato Gesù Cristo. In Europa è in corso uno scontro fra gli assertori dell'Unione Europea impostati sui modelli Merkel-Macron e i cosiddetti sovranisti sostenitori dell'identità dei popoli europei. A primeggiare fra quest'ultimi c'è l'Ungheria di Viktor Orbán. Popolo magiaro, fortemente mantenuto patrimonio culturale e religioso che gli appartiene e che discende dal suo santo protettore, San Stefano, di cui è assai devoto ancora oggi. Consacrato primo sovrano d'Ungheria la notte di Natale dell'anno 1000, col titolo di re apostolico, egli è stato fondatore dello Stato della Chiesa ungheresi. Organizzò non solo la vita politica del suo popolo, riunendo 39 contee in un unico regno, ma anche quella religiosa, gettando le fondamenta di una solida cultura cristiana, quello che manca. Purtroppo i governanti di oggi vediamo come dovrebbe essere un governante, poi leggeremo la lettera di esortazione al suo figlio, dove vedremo proprio come tanto la sua anima profondamente cattolica, pia e devota, ma ecco, se fossero così governanti il mondo andrebbe molto meglio, invece sono proprio il contrario, sono servitori del male, possiamo dire per lo più, e non favoriscono il bene comune che quello dovrebbero fare come governanti, ma seguono le ideologie, eccetera, eccetera, quei risultati che purtroppo vediamo comunque la colpa di noi cristiani. Che non siamo cristiani, perché se fossimo come dovremmo essere, ecco, attireremmo le benedizioni del cielo e quindi ora il Signore veramente ci darebbe anche i governanti che meritiamo. Forse abbiamo proprio quello che ci meritiamo, forse, vabbè, speriamo, preghiamo. Leggiamo intanto questa figura di simbolo della fede, ma anche l'indipendenza del popolo magiaro, che è morto proprio il 15 agosto, vedi, del 1038. Anticamente nel Vetus Ordo si celebrava il 2 settembre. Allora, è Santo Stefano il primo re canonizzato dalla Chiesa. Fu un grande re sul cui capo poterono sovrapporsi perfettamente due corone, quella della regalità e quella della santità. Bisognerebbe che fossero sempre insieme queste cose. Egli fu l'artefice principale della conversione al cristianesimo dei magiari, questa popolazione nomade giunta dal lontano oriente e stanziatisi in fertile nella pianura del Danubio in mezzo a popolazioni slave. Per vari secoli, prima del 1000, i barbari magiari, idolatri e bellicosi furono il terrore e la minaccia delle altre nazioni vicine e anche del potente impero germanico. Con la conversione al cattolicesimo, i magiari cessarono di essere una spina nel fianco dell'Europa, assorbirono la civiltà occidentale pur senza perdere i caratteri loro stirpe, si inseriò docilmente tra gli altri stati, quello che dovrebbe fare il cristianesimo, che entra nei cuori, dovrebbe entrare nella società, poi uno mantiene le proprie tradizioni e gli usi, i costumi quando non sono appunto insomma barbari, non sono cattivi, ecco l'inculturazione cristiana. Il giovane Stefano, quello si chiamava Vaik, ricevette educazione cristiana dalla madre con incoraggiamento del padre, che era ben disposto a una religione. Ricordiamo sempre l'importanza della famiglia, i primi catechisti sono i genitori, solo che devono educare santamente i figli, anzitutto con l'esempio, con la preghiera e con l'istruzione, ecco, religiosa e morale, no? Allora ecco, i figli crescono nelle migliori condizioni, perlomeno.
Ecco, poi col battesimo prese il nome di Stefano, sembra che era apparso, ecco, mamma che gli chiede, Santo Stefano chiede proprio di prendere il suo nome, va bene, che significa proprio corona, no? Allora, sposato Gisella, devota figlia dell'imperatore Enrico II, ecco, Stefano d'Ungania, regnante, illuminato dalla grazia, seppe dare al proprio popolo decisivo colpo di timone verso la conversione al cristianesimo e verso la pacifica accettazione della civiltà europea. Suo ispiratore fu Adalberto di Praga, il santo vescovo di Magdeburgo, ecco, anche lì, quando i vescovi bisogna anche il sacerdote, dovrebbe essere prima essere santi, no? Mentre il suo collaboratore fu un monaco ungherese, Sant'Astrio. Questi si recò a Roma per sottomettere al Papa Silvestro II un nuovo popolo cristiano per chiedere che Stefano diventasse re. Leggiamo brevemente la biografia prima della bellissima istruzione. Ciò significa garantire al nuovo popolo e al tempo stesso la coesione politica e quella religiosa. Il Papa lo comprese e conferì al sovrano potestà di consacrare i vescovi ungheresi. Poi gli dorò la corona con la quale nell'età della nobile, abbiamo detto, venne incoronato re apostolico. Si conserva nella cattedrale di Budapest, non è più la stessa corona, sembra, però comunque del fine del 1100. Comunque il simbolo dell'intima unione del popolo con il sovrano, sì, ma nella sottomissione a un unico creatore. Re, sì, ma deve essere soggetto al re dei re, quello che non si fa oggi, la regalità sociale di Cristo. Cristo deve regnare anche nelle società, a partire dai cuori, nei cuori e nella società. Invece si cerca proprio di togliere Cristo dappertutto. La monarchia di Stefano fu assoluta, ma regolata dalla dieta, cioè da un consiglio di Stato formato dai rappresentanti della nobiltà del clero. Sovrano pacifico, quando la difesa del paese lo richiese, seppe guidare a vittoria i suoi valorosi magiari. Con i vinti, però, si mostrò sempre mite e magnanimo. Caritatevole con i sudditi, Stefano dedicava gran parte della sua attività a soccorrere i poveri. Da re. Una volta, quando ecco questo è il Medioevo, era molto Medioevo, non oscurantista, era molto più luminoso del nostro tempo il Medioevo, altro che quanti santi, quante cose ci ha dato, magari fossimo a livelli lì. Una volta, distribuendo le elemosine, la folla dei bisognosi lo travolse gettandolo a terra. Poi un incidente di caccia lo privò dall'erede, le controverse circa la successione ha reso difficili gli ultimi anni del suo lungo regno. Vabbè. Morì infatti settantenne 1038 e sembra, secondo una delle leggende, cioè delle biografie scritte sul santo, che abbia consacrato proprio l'Ungheria alla Madonna. Quindi ecco, lui come da re consacrano, aveva già una grande devozione, ecco, alla Madonna, veramente, quando ancora questa devozione alla Madonna non era diffusa, era molto molto devota alla Madonna. Insomma, infine gli ungheresi lo considerarono come santo e fondatore della loro potenza nazionale e unità religiosa. Ora leggiamo, sentite, perché sto, penso che vale la pena ascoltare, che sentiamo anche noi, ma come parla un re cattolico, come parla un padre a un figlio, ma come, ecco, quali sono i sentimenti religiosi che dovremmo avere anche noi, no? Sentite veramente come parla la sapienza, ecco, divina che viene. Ascoltiamo, dopo concludiamo. Allora, in primo luogo, questo ti consiglio, ti raccomando, ti impongo, figlio carissimo, fa onore alla corona regale, conserva la fede cattolica e apostolica con tale diligenza e scrupolo da essere di esempio a tutti quelli che da Dio ti sono stati sottoposti. Attenzione, perché tutte le persone da bene giustamente ti indichino come un praticante autentico del Vangelo. Senza di questo, sappilo per certo, non sarai cristiano né figlio della Chiesa. Già, partiamo così, no? Se l'esempio non sei né cristiano né figlio della Chiesa, se non sei praticante autentico del Vangelo. Nel palazzo reale, dopo la fede in Cristo, viene quella nella Chiesa, la quale, piantata dapprima dal nostro capo, Cristo, fu poi trapiantata, solidamente costruita e diffusa per tutto il mondo alle sue membra, ossia dagli apostoli e santi padri. Questa Chiesa non cessa mai di generare ovunque nuovi figli, anche se in diverse regioni, data la sua antica traduzione, in certo senso si potrebbe considerare vecchia. Nel nostro regno, però, o figlio carissimo, essa è ancora giovane, in quanto nuova e nunziata da poco. Per questo ha bisogno di persone che la custodiscano con maggiore impegno e vigilanza, perché quel bene che la divina bontà ha elargito a noi senza alcun nostro merito, non vada perduto e ridotto al nulla per tua ignavia, pigrizia e negligenza.
questo bene ricevuto senza merito. Noi invece stiamo svendendo tutto proprio. Pare una cosa terribile. E vabbè, anzi va male. Figlio mio carissimo, dolcezza del mio cuore, speranza della mia futura discendenza, ti scongiuro e ti comando di farti guidare in tutto e per tutto dall'amore e di essere pieno di benevolenza non solo verso i parenti e i congiunti, siano essi principi, condottieri, ricchi, vicini o lontani, ma anche verso gli estranei e tutti quelli che vengono da te, la carità con tutti. Se praticherai la carità, arriverai la suprema beatitudine. Sentite come parla. Sii misericordioso verso tutti gli oppressi. Abbi sempre presente nel cuore il modello offerto al Signore quando dice misericordia voglia un sacrificio. Sii paziente con tutti, non solo con i potenti, ma anche con i deboli. Infine, sii forte perché non ti inorgoglisca la prosperità, questo vale per tutti, né ti abbatta l'avversità. Quindi sii forte in ogni caso. Sii anche umile perché Dio ti esalti ora e in futuro. Dio concederà grazia agli uni, ma resisti ai superbi, no? Sii moderato e non punire o condannare alcuno oltre misura. Cioè, se la punizione è anche giusta quando è dovuta, ma non oltre misura. Sii mite e non volerti mai mettere in opposizione con la giustizia, per non essere ingiusto. Sii onesto perché non abbia mai procurare volutamente disonore ad alcuno. Non procurare disonore a alcuno con la tua onestà. Sii casto perché tu abbia di evitare come spine di morte le sollecitazioni malvagie. Tutte queste cose, ecco la conclusione che fa sentite, tutte queste cose qui sopra elencate danno splendore alla corona regale, mentre senza di esse, qui lo sottolineiamo mille volte, senza di esse, virtù, nessuno è in grado di regnare come si conviene quaggiù né di giungere al regno eterno. Sono così i nostri governanti. Allora, noi preghiamo veramente Maria Santissima, Madre della Chiesa, Regina dell'Universo, di intercedere per noi, per i nostri governanti, anche noi preghiamo per loro, perché siano guidati dallo Spirito Santo, non dallo Spirito delle Tenebre, per poter favorire il bene comune, non le ideologie di morte, e meritare il premio eterno e non la condanna. Allora noi abbiamo il dovere di pregare, ecco, per i nostri governanti, lasciamo a Dio il giudizio, è Lui che giudicherà. Noi dobbiamo pregare ed essere i primi a vivere rettamente e santamente. Per questo lo chiediamo all'Immacolata e intercessione anche di Santo Stefano. Così sia. Signore, lodati Gesù e Maria.